Alleluia, siamo in diretta, salutiamo il pastore Carlo che certamente è lì ad ascoltare soprattutto la parola di Dio, noi lo salutiamo con affetto, salutiamo anche la famiglia Manzo che sono miei parenti che hanno perso il proprio caro Antonio Manzo che è andato con il Signore. Salutiamo Radio Dimensione Cielo, tutti coloro che sono in diretta e diciamo che Dio possa benedirvi attraverso la predicazione della parola di Dio. E prendiamo Genesi 50, dal verso 15 al 26, l'ultimo capitolo della Genesi. La parte finale di una storia straordinaria. Dal verso 15 al verso 26. A Dio sia tutta la gloria. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine, dicendo: così direte a Giuseppe, perdona ora ai tuoi fratelli il misfatto e il peccato perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque ora il misfatto dei servi dell'Iddio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Poi vennero anche i suoi fratelli e si gettarono davanti a lui e dissero: ecco, siamo i tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono forse io al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al cuore loro con dolcezza. Così Giuseppe dimorò in Egitto, egli e la casa di suo padre, visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Poi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece quindi giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora voi porterete via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni, lo imbalsamarono e lo posero in una bara in Egitto. Fin qui la parola del Signore, accomodatevi. Giuseppe in questa parte finale parla di promesse future. Lui dice: se avete letto bene, per certo Dio vi visiterà. Lui sta per morire, ma ha una certezza che quello che Dio ha detto ad Abramo, a Isacco, a suo padre Giacobbe, Dio lo adempirà. Non c'è lui nella promessa, ma c'è Dio nella promessa fatta molti anni prima. Perché Dio adempie quello che dice sempre. Quindi Giuseppe dice: io sto per morire, ma c'è ancora qualcosa di grande che Dio deve fare. Non è finita qui. Lui è consapevole, ha 110 anni. Ha visto una storia straordinaria nella sua vita e qui siamo nella parte finale della sua storia e vi confido che non ho mai predicato su questa parte finale. Ho predicato sui sogni di Giuseppe, straordinari, gloriosi. Qui i sogni già sono adempiuti. Ho predicato sul piano di Dio su Giuseppe. Puoi predicare su tanti aspetti di questa storia meravigliosa, toccante, commovente, vera, reale, che dà delle indicazioni in tutta la sua storia. Tant'è vero che la scrittura in 2 Timoteo 3,16 dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata, ed utile ad insegnare, a correggere. E tutta la storia di Giuseppe è utile anche
le cose più amare, più spiacevoli, le sue avversità, il suo isolamento, l'abbandono, tutto quello che di negativo ha vissuto è stato utile per portarlo qui, in questo luogo di gloria, nell'ultima parte. Tutta la storia di Giuseppe è gloriosa, anche solo gli aspetti del nome, del significato del nome di Giuseppe, dice egli aggiunge, quando Dio toglie è per aggiungere. Anche il significato dei suoi stessi figli, abbiamo letto Manasse, Efraim, Manasse significa Dio mi ha fatto dimenticare tutto il mio affanno e la casa di mio padre, perché già Giuseppe è andato lontano dal suo paese in Egitto e ha avuto tante cose che sono stato motivo di affanno, ma quando nasce Manasse lui dice Dio mi ha fatto dimenticare tutto. Perché la benedizione di Dio è stata molto, molto, molto più grande dei miei affanni. Dio farà in modo che tu dimenticherai tutto quanto hai vissuto nell'afflizione, quanto ti hanno fatto. Dici, fratello, ma è facile. Sapessi cosa mi hanno fatto, no? Puoi dirmi. E io ti rispondo, non Giuseppe, io Enzo, ti rispondo. Sapessi cosa hanno fatto a me. Quando guardi un fratello e una sorella, ricordati che dietro ognuno di loro c'è una storia, c'è un qualcosa che accade. È facile, abbiamo l'abitudine di dire, come stai, no? Tutto bene. Non sempre è tutto bene. Non sempre. Ma Dio, in questo finale, cambia completamente tutto. Giuseppe dimentica tutto il suo affanno e nel nome Efraim addirittura dice Dio mi ha reso fruttifero dove? Nel paese della mia afflizione. Che grande Dio! Alleluia! Dio rende fruttifero un uomo lontano dal suo paese, nel paese dove ha ricevuto soltanto problemi, afflizioni, difficoltà, odio, gelosia, maltrattamenti, abbandono, isolamento, carcere. Quest'uomo in quel luogo, così, contrario alla sua chiamata, lì Dio lo ha reso fruttifero, lo ha benedetto grandemente. Dio è capace, solo Dio è capace di benedirti proprio nel luogo dell'afflizione, delle problematiche, delle difficoltà, perché Dio ama, si compiace nel fare le cose più difficili, più impossibili, perché tutti devono dire solo una cosa, sia una bella storia, sia una storia commovente e straordinaria, ma è una storia che esalta il nome del Dio di Giuseppe, di Giacobbe, di Abramo e di Isacco. Che la tua storia possa esaltare il nome di Dio fino alla fine dei tuoi giorni, perché qui siamo nella parte finale dove possiamo notare, non solo abbiamo detto possiamo predicare su tanti aspetti su Giuseppe, ma notiamo in questa parte finale è molto commovente. Notiamo che Giuseppe piange, notiamo che il papà dà degli ordini di perdono a Giuseppe. Noi abbiamo sempre visto Giuseppe, è giusto così, è un uomo integro, è vero, ma immaginiamo che Giuseppe era combattuto nei sentimenti. Non lo dice la scrittura, ma immaginate, attraverso quello che leggiamo, i fratelli dicono nel verso 15, chissà che Giuseppe non ha qualche rancore verso di noi e ci faccia del male. Lo pensava anche il padre, perché dà un ordine, dice, devi perdonarli. Voglio dirti una cosa, tu puoi avere il sorriso più bello, tu puoi avere l'apparenza più gloriosa di cristiano, ma se non sai perdonare, non abbiamo compreso cos'è l'Evangelo. Non abbiamo capito il messaggio che Dio ha mandato. Giuseppe ha un messaggio chiaro, perdona, perché nel perdono c'è la tua benedizione. Certo, è difficile a volte perdonare delle cose difficili che ti fanno. Finché non ti fanno niente, tu puoi dire io perdonerò. Ma quando ti toccano la parte più profonda e qualcuno ti dice perdonami, in quel caso è la voce del padre,
È Dio che attraverso il padre gli dice: guarda, li devi perdonare. Forse c'è un conflitto nel tuo cuore, nella tua famiglia, non riesci a farlo, ma li devi perdonare, perché Dio è proprio Lui che ti ha benedetto attraverso anche queste offese, questi maltrattamenti. Quindi in questo finale non c'è più, c'è addirittura l'umiliazione dei fratelli, perché si abbassano, si umiliano e dicono: siamo i tuoi servi. Accade proprio quello che Giuseppe ha visto nel sogno, letteralmente quello accade. Giuseppe aveva visto nel sogno che si piegavano davanti a lui, non aveva compreso come accadesse, non sapeva cosa succedeva nel frattempo, ma qui si adempie il sogno, parte del sogno, si piegano costretti da Dio e non sappiamo se realmente loro hanno chiesto perdono al fratello. Il padre ha detto perdonami, Giuseppe li ha perdonati, ma non sappiamo realmente quello che c'era nel loro cuore. Sono stati costretti da Dio a piegarsi davanti all'opera straordinaria dell'Iddio invisibile. È lo stesso Dio che serviamo. Io non voglio essere costretto, io voglio ubbidire, che è diverso. Vuoi essere costretto o vuoi ubbidire? È l'amore, dice Paolo, che ci costringe a fare la volontà di Dio. In questa parte finale Dio sistema tutto. Non c'è più conflitto familiare, non c'è più neanche il dolore di Giacobbe, perché Giacobbe pochi versi prima muore, si addormenta, non l'ha fatto prima perché c'era un grande dolore nel suo cuore. Pensate al dolore di Giuseppe, ma pensate anche al dolore di Giacobbe, il padre che gli mandano a dire con una veste di Giuseppe, lunga veste che lui aveva regalato a suo figlio, e gliela portano a vedere i fratelli. Che malvagità in questa azione, che finzione. Dio non vuole una fede finta. Questi sanno fingere, vanno da Giacobbe e gli dicono: guarda, questa è la veste di tuo figlio. Gli fanno credere che sicuramente un animale feroce lo hanno sbranato e non c'è più. Quindi il padre vive per anni con questa offesa nel cuore da parte dei figli. Per anni soffre la mancanza di Giuseppe, ma nel frattempo Giuseppe vive e sta vivendo nel piano di Dio. Lui non lo sa. E quindi ha questo dolore nel cuore qui. Finisce anche il dolore di Giacobbe. Dio sistema tutto nella famiglia e Dio sistemerà ogni cosa nella tua vita, ogni dettaglio, ogni cosa sarà incastrato alla perfezione dell'Iddio di Giuseppe e dell'Iddio del tuo nome. Tutto ha sistemato il Signore, è tutto risolto. Non c'è, forse poi vedremo più avanti se realmente questi fratelli sono cambiati, ma una cosa è certa: non c'è più conflitto, c'è armonia. In questa parte finale c'è commozione, c'è pianto, c'è conforto, perché abbiamo letto che Giuseppe parla al loro cuore con conforto, con parole dolci, e non c'è più gelosia, non c'è più invidia che spinse i fratelli a fare quella atroce malvagità. Non c'è più finzione, è caduta ogni finzione davanti al completamento dell'opera di Dio. Non può reggere nessuna finzione. Alleluia! Noi vogliamo essere come Timoteo, come la mamma di Timoteo e come la nonna di Timoteo. Ma chi sono questi? Sono dei, un discepolo e la mamma e la nonna, sconosciuti, ma sono delle persone che non fingevano. La Bibbia lo dice, Timoteo, dice Paolo, in te abita una fede non finta, vera, autentica, e so, dice Paolo, che questa fede ha abitato anche in tua nonna, Eunice, e in tua madre, Loide. Ha abitato anche in loro questa fede non finta. Dio non gradisce nessun tipo di finzione. Dio vede nel profondo del cuore. E qui termina ogni finzione. In questa parte finale è terminata anche la finzione. Sono terminati i conflitti. Addirittura, che grande Dio, la persona che hanno cercato di eliminare
La persona che loro ritenevano un sognatore, così lo chiamano, vi ricordate? Giuseppe, la persona che loro hanno ritenuto uno schiavo, lo hanno maltrattato, offeso, in questa parte finale, che bello vedere, loro sono tutto preoccupati, chissà cosa ci farà Giuseppe. Hanno questo peso nel cuore perché la coscienza non sta mai zitta. Tu puoi otturare le orecchie, ma quella parlerà e ti dirà: guarda che vede Dio quello che stai facendo. E loro avevano questa paura, questo peso. Ma Giuseppe dice: non temete, sono io al posto di Dio. Che parola profonda. Potrei fare una predicazione solo su questo aspetto. Sta dicendo: è Dio che ha permesso questo, non vi ha voluto fermare. Dio ti lascia fare fino a un certo punto. Dio ti lascia fare, addirittura Dio, quella malvagità, quel fatto che lo hanno venduto per 20 sicli di argento ai madianiti, era Dio l'ha utilizzato per portare Giuseppe lì dove lui ha stabilito. Alleluia! Loro credevano di eliminarlo, credevano di toglierlo di mezzo, di vederlo come uno schiavo, ma Dio lo vedeva come un principe. Alleluia! Che importa l'etichetta che ti può dare qualcuno? Che importa che qualcuno ti dà un'etichetta di un fallito, di una persona, un buono a nulla, un'etichetta che stai sperando nel nulla? Che importa? Dio ti vede come un principe! Alleluia! Ecco come lo vedeva. E tutta questa loro visione di Giuseppe a un certo punto cade. Cade tutto questo come delle scaglie dagli occhi, e Giuseppe glielo dice: sono io forse al posto di Dio? È lui che mi ha voluto qui, non voi. Voi volevate eliminarmi. Giuseppe, in poche parole, detto in napoletano, dice: non so scema, io ho capito tutto, ma ho fatto finta di niente. Non il fingere davanti a Dio, perché ho compreso che questo è un piano straordinario che Dio ha compiuto anche attraverso le vostre malvagità, attraverso l'odio, l'invidia. Quale Dio? Quale Dio può fare questo? Solo il nostro Dio. Il diavolo ha un piano, ha cercato di distruggere, perché c'è di mezzo anche il diavolo, non è visto. Lui si nasconde, agisce dietro l'odio, dietro l'invidia, dietro i conflitti, dietro le divisioni, ma Dio termina l'opera sua e completa l'opera di Dio attraverso anche le sue azioni. Quindi in questa parte finale dice: è vero, voi volevate eliminarmi, mi vedevate come un pericolo, come un sognatore, ma qui nella parte finale addirittura quell'uomo da eliminare, quello schiavo, è lui che diviene il conforto di Dio per loro. Alleluia! La persona che loro vedevano che doveva essere tolto di mezzo, che era un fastidio ogni volta che lo vedevano. Io immagino quando hanno gelosia nei tuoi confronti, c'è qualcosa dentro. Quando ti vedono, invece di vederti come una benedizione, ti possono vedere come un turbamento. Questo era quello che accadeva con Giuseppe. Ma lui diviene il conforto dei suoi fratelli nemici, diviene il conforto di Dio, parla al loro cuore con dolcezza e dice addirittura: io provvederò al nutrimento di tutto ciò che avete necessità, io nutrirò i vostri figli, io mi prenderò cura di voi. Perché Giuseppe in questa parte diviene assolutamente la figura di Gesù Cristo. Lui è il secondo al faraone, l'uomo da eliminare, da scartare, lo schiavo etichettato, diviene il secondo al faraone. E quando viene la carestia nel paese e Giuseppe ha ammassato tutto il grano, ha conservato tutto quello che era di bisogno nel tempo di carestia, la scrittura dice che il faraone dice: non venite da me, no, io non posso darvi nulla, andate da Giuseppe, sia benedetto il nome del Signore. La figura di Gesù Cristo, andate da lui, è lui che provvederà, che vi ha il nutrimento per voi, per i vostri figli, è lui
che vi conforterà nel dolore, perché qui siamo anche in una fase dolorosa, perché muore Giacobbe, muore Giuseppe, ma c'è ancora Dio. Alleluia. Noi vero ammiriamo la storia di uomini del genere, li vogliamo imitare, vogliamo apprendere da loro, vogliamo seguire questo esempio, ma loro finiscono, io e te finiremo, ma lui rimane per sempre in ogni storia di ogni uomo che si affida a lui sulla faccia della terra. In Giappone, in America, in Marocco, in Austria, ovunque c'è uno che si affida al Signore, lui ha una storia per ognuno di loro. Solo Dio può fare questo, non c'è nessun altro. E quindi questa storia qui è finita, il dolore di Giuseppe, di Giacobbe, e addirittura c'è l'indicazione futura di Giuseppe. Giuseppe dice, sì, io sto per morire, è vero, ma Giuseppe riesce a vedere il futuro. Lui crede a quella promessa fatta da Abramo e dà delle indicazioni, è proprio certo di quello che avverrà. Perché uno che ti dice io sto per morire e ti dice quando, non lo so quando Dio adempirà quella promessa, non lo so con chi, non sapeva che fosse stato con Mosè, ma lui dice quando succederà, perché succederà, così devi dire, succederà quello che Dio ha detto, accadrà proprio come il Signore ha preferito, si adempirà proprio quello che lui ha stabilito. E lui dice io sto per morire, è vero, ma ricordatevi che quando vi visiterà porterete le mie ossa lontano da questo paese, perché è certo che quello che Dio ha detto accadrà. La parte finale qui abbiamo detto che termina tutto, termina il dolore, termina l'odio, termina i conflitti, ma in questa parte finale c'è molto di più di quello che noi vediamo con i nostri occhi. Innanzitutto per ben due volte ripete una parola piccolissima che ha una grande importanza. La ripete due volte nella parte finale, ma viene detta anche nella storia di Giuseppe già da quando lo vendono ai Madianiti. Dice la scrittura che mentre il papà gli viene presentato la morte di Giuseppe, mentre i fratelli sono convinti di aver riuscito nel loro complotto, nella loro macchinazione, finalmente ce lo siamo tolto davanti, finalmente non lo vedremo più. Che malvagità, stiamo parlando di persone che si proclamano servi, attenzione, non dell'Iddio loro, dell'Iddio del loro padre. Ed è una verità, perché se io servo l'Iddio di qualcuno, l'Iddio di mio padre, è vero, anche mio padre è un cristiano evangelico, ma io seguo il mio Dio. Se io seguo il Dio che mi ha costruito mio padre in testa, mia madre, mio fratello, mia sorella, se io seguo il Dio di qualcun altro, io mi troverò a fingere. Ma se io seguo il mio Dio, quando noi cantiamo il nostro Dio è grande, beh, ma io posso dire il mio Dio è grande, lo puoi dire anche tu. Perché non è il Dio soltanto nostro, ma è anche il mio e il tuo Dio. Qui dice che loro erano i servi dell'Iddio del loro padre. È un'affermazione che dà un'indicazione non poco importante. Perché io non voglio seguire mai il Dio di qualcun altro, che sia anche il nostro Dio, ma il Dio di qualcuno che mi mostra un Dio diverso. Io seguo il mio Dio. È sempre solo Lui sei mio. Ma quella parola piccola che vi ho detto viene citata proprio mentre lo vendono, mentre tutto sembra andato secondo il loro verso. La scrittura dice che loro vedono in un modo, ma dall'altra parte intanto ma Dio sta conducendo Giuseppe proprio in Egitto, dove lo onorerà, dove lo mostrerà principe, dove completerà il suo piano, dove lo renderà un conforto per una nazione intera, dove tutti vedranno il completamento di una storia commovente quanto meravigliosa. C'è il ma di Dio in questa storia. E c'è nella parte finale, ma c'è anche nel carcere. Perché se vi ricordate, Giuseppe è stato in carcere ingiustamente. Qui finiscono anche tutte le ingiustizie. Alleluia.
tu stai subendo delle ingiustizie. Ma arriverà il tempo che Dio farà terminare ogni ingiustizia nei tuoi confronti. L'Eterno, dice la Scrittura, è la mia giustizia. Non mi farò giustizia con le mie mani, mai! Ma Lui è la mia giustizia. Qui termina ogni giustizia, ma come ho detto c'è il male di Dio. Mentre loro fanno questo, Giuseppe nel frattempo sta andando verso il compimento dei suoi sogni. C'è il male di Dio che si infrangono anche i madianiti. Vanno a infrangersi nel male di Dio e fallisce ogni complotto e ogni macchinazione progettata contro Giuseppe. E nella parte finale lo dice Giuseppe. Verso 20 dice: voi avete macchinato del male contro di me. È vero, lo so, sono consapevole. Non è che non me ne sono accorto. Ho visto tutto e nel mio cuore c'è grande dolore. Non lo dice, ma immaginiamo il discorso di Giuseppe più allargato. Ma nonostante tutto questo, che voi volevate eliminarmi, ma Dio, c'è il male di Dio che il vostro piano è andato a infrangersi. Vi siete stati umiliati nel male di Dio, ma Dio ha voluto. Lui ha voluto. Sono io forse al posto di Dio, Lui lo ha voluto. Far servire al bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare un popolo numeroso. C'è il male di Dio nella storia di quest'uomo, dove si vengono a infrangere tutti i progetti contro la sua persona. Anche più avanti dice, nella parte proprio finale, nel verso 20, poi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire. Lo so, anche qui sono consapevole, molti uomini di Dio hanno avuto questa consapevolezza. Dio possa confortare quanti sono nel lutto adesso, perché in questo testo c'è anche del lutto, c'è una sofferenza, ma c'è il male di Dio anche davanti alla morte. Alleluia! Solo Dio può mettere un male davanti alla morte, nessun altro. C'è dolore, sì, c'è sofferenza, ti mancherà, sì, ma, dice Giuseppe, io sono certo che non ci sarò più io, non c'è più mio padre Giacobbe. I miei fratelli hanno finito di azionare le loro malvagità nei miei confronti, ma c'è Dio ancora che mi visiterà, che ci ha preparato qualcosa di più grande. Tutto quello che è accaduto è molto poco di confronto alle benedizioni che Dio ha posto sulla vita di quest'uomo, su Giuseppe. Sto per morire, ma sono certo che Dio vi visiterà. Lui verrà a visitarvi e voi porterete anche le mie ossa da qui. E Dio vi visita dove? Nel paese d'Egitto, ai tempi di Mosè. Più avanti non c'è più quel faraone, non ci sono più tante cose che ci sono in questa storia, ma c'è ancora Dio. Alleluia! Ci sarà sempre Lui. Non ti puoi trovare i fratelli attorno a te, non ti puoi trovare nemmeno un padre non volutamente, non ti puoi trovare delle cose che ti appartenevano, ma c'è sempre Dio lì con te, anche nel carcere. La Scrittura dice: Giuseppe fu messo in prigione dal suo padrone perché la moglie lo ha accusato ingiustamente. Sapete la storia? Lo ha tentato più volte. Giuseppe alla fine scappa e lei prende la veste e lo accusa dicendo: è venuto da me quell'ebreo. Un'altra etichetta, quell'ebreo. Quante persone dicono gli ebrei? Gesù era un ebreo. Attenzione, non offendere il popolo di Dio. È il popolo del Signore. Quell'ebreo è un principe. Quell'ebreo è un uomo di Dio. Quell'ebreo c'è la benedizione di Dio. Quell'ebreo sarà l'uomo che Dio userà per quella nazione. E quella donna dice: quell'ebreo ha cercato di coricarsi con me. Non era vero, era al contrario. La calunnia, l'accusa, c'è tutto su quest'uomo nella sua vita. Immaginate lo strazio che aveva nel cuore, quante volte ha pianto davanti a Dio e lo mette in carcere per questa accusa ingiusta, falsa, non vera. Ma dice la Scrittura al verso successivo: ma l'Eterno era con Giuseppe anche nel carcere e lo faceva prosperare. Era in prigione. Ti possono mettere in una prigione,
ti possono dare dei limiti, ti possono isolare, abbandonare, ti possono dare quello che vuoi per imprigionarti nella mente, nel corpo. Ma Dio, c'è il ma di Dio. Il diavolo vuole renderci prigionieri, per un tempo ci è riuscito con noi, ma Dio ci ha liberati, sia benedetto il suo nome. Se c'è qualcuno che ascolta a distanza, io non lo so, e sei prigioniero di qualche vizio, sei imprigionato, sei isolato in una casa, ma Dio può liberarti proprio lì. Il diavolo voleva fare questo con Giuseppe, ma Dio lo ha liberato e l'ha reso una grande benedizione. Per questo dicevo, c'è il ma di Dio nella vita di Giuseppe e anche nella tua vita. C'è il ma di Dio, ripetilo alla tua mente quando ti troverai davanti a queste cose. Ma andiamo nel messaggio finale. Perché c'è qualcosa di nascosto? Perché leggevo questo testo, la parte finale, e dicevo, Signore, non l'ho mai predicato questa parte, cosa vuoi che io vedo in particolare? Cosa vuoi mostrarmi in questo testo della scrittura? Non vedo i sogni, non vedo, vedo la realizzazione di quello che è la vita di Giuseppe. Tu ti realizzerai, dice il Signore. Non la vedi ancora la realizzazione delle sue promesse, ma Dio farà in modo che ti realizzerai. Questo è quello che vedevo io inizialmente. Ma Dio mi ha mostrato qualcosa che è nascosto inizialmente agli occhi umani, che è nascosto anche tra di loro, tra Giuseppe, tra i fratelli e tra il padre. E questo qualcosa era nel loro cuore. Era nascosto nel cuore di Giacobbe un dolore atroce. Un dolore che nessuno poteva vedere, nemmeno la moglie. Tutti gli dicevano, basta soffrire per Giuseppe. Oramai non c'è più, ma quel dolore nascosto lo vedeva soltanto il Signore. E qui, in questo testo, è evidenziato non soltanto il suo dolore, ma finalmente quel dolore non c'è più, perché Giacobbe è pronto per poter addormentarsi in pace, perché finalmente quelle offese dei figli, quei maltrattamenti, quella finzione atroce non c'è più. Dio ha rimosso qualcosa di nascosto dal suo cuore, e io credo che nel nostro mezzo c'è qualcosa nel cuore che Dio vuole rimuovere questa mattina. Un dolore, io non lo so. Quello che è nascosto agli occhi degli uomini è visto da Dio. Dio lo vuole rimuovere dal cuore di Giacobbe, ma anche nel cuore di Giuseppe. Come dicevo, noi pensiamo che Giuseppe è un uomo che non ha provato nessuna amarezza. Pensi questo? Ti sbagli, perché era un uomo come te e come me. Ha vinto l'amarezza, ha vinto il rancore, ha vinto il sentimento sbagliato. Ebbene, ma ha combattuto con questi sentimenti, perché era un uomo come me e come te. E infatti i fratelli lo temono, il papà anche, che gli dice, dite a Giuseppe di perdonarlo. I fratelli chissà cosa farà Giuseppe. E Dio vedeva probabilmente che nel cuore di Giuseppe c'era questa amarezza, c'era questa situazione nel cuore, tanto è vero che, se vi ricordate, lui manda Beniamino, quando prende la coppa, la mette nel sacco, li mette un po' in difficoltà, come si suole su avere in testa, no? Ci vuole il momento che mi tolgo le soddisfazioni. Magari pensava questo, perché è un uomo e lo può pensare. C'è questa cosa nascosta nel suo cuore. Ma finalmente questa cosa nascosta cade completamente nel suo pianto. Giuseppe piange e cade tutto quello che era nel suo cuore, amarezza, sentimenti che lo avevano ferito, delusioni, offese, tutto quello che lo faceva del male ancora è caduto non solo nel pianto, ma anche nel vedere i fratelli piegati davanti a lui. In quel pianto dice, Dio, è vero, mi hanno fatto male, ma tu hai detto quello che mi hai detto. E quindi diviene un conforto, non porta rancore, non ha amarezza. Quello che era nascosto è tolto, non solo nel pianto, ma nella consapevolezza, quando dice, voi avete macchinato del male, ma Dio l'ha fatto compiere al bene. Ragiona così lui, ragiona come ragiona il Signore. Sì, questo male c'è stato, mi hanno ferito, mi hanno fatto del male,
ma in questo momento quello che era nascosto nel mio cuore lo voglio rimuovere affinché Dio possa glorificarsi. Ma concludo che c'è anche un'altra cosa nascosta nel cuore dei fratelli. Più che nel cuore, direi nella coscienza. Perché loro dicono, chissà che il nostro fratello ci farà del male, loro si piegano davanti a Giuseppe, come vi ho detto prima, per costrizione. Non vediamo a occhio dalla lettura se ci fosse stato un vero e proprio ravvedimento, non lo so. Bene, è vero che loro vanno anche al funerale del padre insieme, si confortano a vicenda, si abbracciano, Giuseppe si prende cura di loro, ma io spero e confido che quel qualcosa nascosto nel mio loro cuore, quell'invidia, quella gelosia, quei sentimenti sbagliati, tutto quello che si portavano dentro contro Giuseppe possa essere crollato in quel momento, veramente! Quel qualcosa che si portano dentro, in questa parte finale, potremmo dire sembra sparito, non c'è più. A volte puoi vedere che tutto sembra sparito, nel cuore di qualcuno invece Dio sa se realmente c'è ancora qualcosa da togliere nella mia e nella tua vita. Tutti questi sentimenti, sapete, voglio dirvi una cosa, che forse molti di noi sappiamo. Il diavolo sapete dove gioca? Nei sentimenti maggiormente, nell'animo, perché la parte dello spirito non gli è data. C'è nella parte dello spirito, c'è uno stop, soprattutto coloro che appartengono al Signore, c'è lo Spirito Santo, e lui non può arrivare lì, non gli è consentito, non può arrivarci, e a lui allora lavora nei sentimenti. E se diamo spazio a questi sentimenti, potrebbero essere nascosti a tutti, ma non a Dio. Dio non eleva queste cose nascoste. Gesù lo ha detto, non c'è nulla di nascosto che non debba essere palesato, ma non per accusare. Giuseppe non accusa i fratelli, li perdona. Giuseppe non gli dice cosa mi avete combinato, Giuseppe li conforta. Mi parla con dolcezza, Dio palese queste cose nel tuo e nel mio cuore, perché le vuole rimuovere, vuole armonia, benedizione, vuole compiere il piano e vuole operare e vuole darti un grande conforto anche nelle cose più dure. Cosa c'è di nascosto nel tuo cuore? Dio lo sa, ma lo sai anche tu. Permetti allo Spirito del Signore di rimuovere quel dolore, quel sentimento dal tuo cuore, e Dio compirà un'opera così grande, così straordinaria, e il conforto e la benedizione che Lui ti darà sarà molto più grande di quello che avverti dentro di te. Dio vi benedica. Vogliamo alzarci al suo cospetto? Alleluia. Puoi chinare il tuo capo davanti alla presenza di Dio, pochi minuti.